Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Vita Pizza Chef. Oggi, come mi è stato chiesto da diversi di voi, parleremo di puntata dell'impasto in massa, la cosiddetta fase di riposo dell'impasto eseguita appunto in massa. Vedremo che cos'è, quali sono i suoi effetti, perché è importante, se effettivamente si deve utilizzare o meno, e cosa avviene all'interno di un impasto. Prima di iniziare iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sempre sui nuovi video e se vi fa piacere seguitemi anche sulla pagina Instagram. Adesso mettetevi comodi e cominciamo col video. Prima di tutto, quando parliamo di riposo in massa di un impasto, intendiamo quella fase, dopo la fase di impastamento, in cui l'impasto viene appunto preso e lasciato riposare in massa, lasciato riposare senza andare alla suddivisione immediata dei panetti, fase che appunto verrà eseguita in un secondo momento. Questa fase, se viene eseguita, può cambiare drasticamente quelli che sono i risultati finali di un impasto. Ci sono alcuni fattori che dobbiamo considerare quando noi effettuiamo questo tipo di tecnica. Anzitutto, un impasto lasciato in massa crea un ambiente, diciamo, più favorevole per i lieviti. Questo perché si crea un isolamento termico maggiore rispetto alle temperature esterne e in generale un innalzamento della temperatura maggiore all'interno dell'impasto. Ovviamente, come vedremo meglio dopo, questo dipende anche dalla massa dell'impasto, quindi da quelle che sono le dimensioni della massa che si lascia riposare. In generale i lieviti, quando lavorano, producono del calore. Questo calore ovviamente è molto più accentuato se si ha una concentrazione di lieviti maggiore, quindi se noi prendiamo un impasto lasciato in massa rispetto a un impasto suddiviso in panetti, chiaro che l'ambiente che si andrà a creare all'interno di un impasto lasciato in massa è più favorevole, la temperatura appunto risulterà più alta. Questo darà appunto modo ai lieviti e ai microrganismi in generale di lavorare relativamente meglio. I risultati di una puntata in massa dipendono anche fortemente dalle tempistiche. In generale possiamo dire che una puntata in massa più lunga darà vita a un impasto più elastico, quindi più tenace, con una struttura interna più forte, e questo si andrà a riscontrare sia in fase di lavorazione ma anche dopo la cottura. Quindi avremo un prodotto che riuscirà a sviluppare meglio i cosiddetti alveoli. Nel caso della pizza, ad esempio, un cornicione più alto, più marcato. Nel caso del pane, un prodotto che proprio si sviluppa di più in altezza. Una puntata più corta darà invece vita a un prodotto più estensibile e più soffice, quindi con una struttura relativamente, diciamo, più piatta rispetto a una massa che è durata più tempo. Qua c'è da fare una piccola distinzione. Diciamo che se noi prendiamo il nostro impasto e lo lasciamo riposare in massa all'interno di un contenitore che quindi abbia dei bordi, abbia dei confini, questo impasto ovviamente subirà anche delle pressioni. Questa pressione generata, ovviamente, più la massa è grossa, favorirà di più quella che è la tenacità di un impasto, la sua elasticità, a differenza invece della stessa puntata in massa fatta ad esempio sul banco, quindi senza bordi, dove l'impasto può espandersi liberamente. In questo caso quel tipo di pressione non viene generata. Non c'è ovviamente un metodo giusto e un metodo sbagliato, sono semplicemente due linee di lavoro differenti che possono portare a risultati differenti, quindi sicuramente da tenere in considerazione. Piccolo appunto per quanto riguarda la durata: ovviamente deve essere rapportata e corretta al tipo di prodotto che si vuole realizzare. È vero che una puntata corta, come abbiamo detto, dà un prodotto più estensibile, ma è anche vero che una puntata troppo lunga potrebbe non dare come risultato un prodotto più tenace, più solido, semplicemente perché l'impasto ha raggiunto il suo punto di collasso. Di conseguenza si potrebbe avere l'effetto opposto. Le differenze maggiori rispetto a un impasto che viene invece stagliato subito rispetto a quello che viene lasciato riposare in massa si riscontrano soprattutto in quella che è la struttura, sia in fase di lavorazione che in fase di prodotto finito. Quindi una maggiore presenza di aria all'interno di un impasto che è riposato in massa, mentre se si passa subito allo staglio si ha una struttura più soffice, più morbida, che non consente un grosso inglobamento di aria al suo interno, ovviamente con tutti i se e i ma del caso. Infatti, per quanto riguarda la struttura, il riposo in massa è particolarmente importante per impasti molto idratati. Questo tipo di impasti, una puntata in massa può davvero fare delle enormi differenze. Stessa cosa vale in linea generale, si parla di prodotti nel quale si utilizzano prefermenti, biga, pulish o anche lievito madre. Se si parla di riposo in massa a temperatura ambiente o temperatura controllata, dobbiamo fare alcune distinzioni. Diciamo che quando si utilizza questo metodo ci sono diverse vie che si possono percorrere. Si può lasciare l'impasto in massa a temperatura ambiente e dopo passare allo staglio per poi utilizzare subito il prodotto dopo alcune ore in cui è stato a riposare sotto forma di panetto. In questo caso è bene che la puntata si svolga in maniera completa, che quindi l'impasto abbia raggiunto una lievitazione ottimale. Di solito, ovviamente prendendolo sempre in linea generale, si parla di 3 ore, 4 ore, dipende molto ovviamente dalle temperature, dalla farina, eccetera. Se invece dopo la puntata si passa allo staglio e si vuole riporre quell'impasto in frigo per un'ulteriore maturazione, in quel caso il mio consiglio è di non arrivare alla fase ottimale di lievitazione in massa, ma arrivare a circa il 70-80% della lievitazione, formare i panetti e bloccare l'impasto in frigo. Un caso diverso è quello in cui si voglia mettere l'impasto in massa a riposare direttamente in frigo. Anche in quel caso è bene dare sempre prima un po' di temperatura ambiente, in modo che la fase di lievitazione possa iniziare, possa partire,
e dopo andare a riporlo in frigo. Una distinzione importante da fare qua è la massa, quindi le dimensioni dell'impasto. Nel caso delle pizzerie, dove si parla di impasti di 40-50 kg, dobbiamo ricordarci che ovviamente non è che mettiamo il nostro impasto in frigo e automaticamente la lievitazione si blocca. No, ci vorrà del tempo. Più la massa è grossa, più la temperatura globale dell'impasto, per scendere soprattutto al centro, ci metterà tempo. In questi casi è bene cercare di accorciare la temperatura ambiente in cui l'impasto riposa per poi passare prima al frigo. Diverso è il caso di masse molto piccole, quindi se pensiamo all'uso casalingo, 1-2 kg di impasto. In quel caso ovviamente la temperatura dell'impasto globale scenderà in maniera più veloce, di conseguenza la fase di puntata a temperatura ambiente dovrà essere relativamente più lunga, sempre per fare in modo che i lieviti possano iniziare la fase di lievitazione. Per quanto riguarda la forza della farina, ovviamente dobbiamo pensare che con farine più forti la fase di massa dovrà essere più lunga rispetto a farine deboli, come è abbastanza intuitivo pensare. Per riassumere, la fase di puntata in massa può essere utile per la realizzazione di un prodotto da forno, dipende dal risultato che vogliamo ottenere, quindi vogliamo un prodotto che inglobi più aria al suo interno, un prodotto più esplosivo, un prodotto che si gonfi di più, ci converrà utilizzare una puntata in massa ben fatta. Viceversa, se vogliamo un prodotto più soffice, più estensibile, ridurremo la fase di massa. Inoltre, a livello professionale è molto utile per quanto riguarda la gestione, sia per quanto riguarda gli spazi, le tempistiche, ma anche se vogliono effettuare delle pieghe. È molto più facile fare delle pieghe ad un impasto in massa piuttosto che magari dover andare a ripiegare ogni singolo panetto, ovviamente. Ricordatevi sempre che tutto questo discorso è sempre dipendente dal vostro metodo di lavoro, dalle temperature, sia dell'impasto, della farina, dell'ambiente di lavoro. Quindi non c'è un modo migliore di un altro, ma una serie di tecniche, una serie di vie che possono essere combinate tra loro e possiamo ottenere un'infinità di modi di lavorare. L'importante, come sempre, è conoscerli e saperli utilizzare per ciò che si vuole ottenere. In ogni caso, anche il video di oggi finisce qua. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento come sempre al prossimo video e vi auguro una splendida giornata. Ciao a tutti!